diciamo, stanno bene, hanno subito ovviamente delle lesioni, bambino a un dito, l'anca, la nonna e la mamma stava bene, sono state soccorse dal pronto soccorso di Pescara, accompagnate dagli operatori di protezione civile di Pescara, e quindi sono state visitate. E l'assessore Eugenio Secci a informarci sullo stato di salute di nonna, mamma e figlioletto rimasti coinvolti nel tragico incidente di Cesena sulla A14 di ieri, dove un pullman di profughi ucraini diretto a Pescara si è ribaltato con la morte di una giovane donna. Una famiglia pescarese è andata a prenderli a Forlì, sono stati curati al pronto soccorso e ora dimorano in un albergo di Montesilvano. Intanto nel centro di Pescara Porta Nuova, dove si effettuano i tamponi e i profughi che arrivano e vengono identificati, si respira un clima particolare. I bambini disegnano e ringraziano Pescara con fogli che colorano i locali e un gruppo di cittadini ucraini giunto qui indossa una pettorina celeste. Gli aiuta i connazionali e ASL, Comune, Protezione Civile e Polizia Municipale, perché, come ci dice Olena, loro vogliono ringraziare per l'accoglienza ricevuta. Prime giorni, quando ho fatto questo centro, avevamo molte difficoltà perché non avevamo persone che potevano comunicare con ucraine. Invece adesso quelle persone da sole che sono arrivate qui in Pescara, che sono venute prima a registrare in centro, adesso dicono una cosa bella, che il centro ha aiutato noi e noi adesso vogliamo mettere in disposizione per dare un mano. Noi vogliamo aiutare gli ucraini a Pescara e anche mio marito, che però non parla inglese. Assessore, quanti profughi sono arrivati ieri e quanti ne potrebbero arrivare oggi? Ieri erano 52 nel primo pomeriggio, siamo arrivati a 72 in serata. Non riusciamo in qualche modo a stabilire con certezza la programmazione degli arrivi, perché in molti, come dicevamo prima, arrivano anche alla spicciolata e quindi non riusciamo a programmare. Il flusso giornaliero adesso si attesta intorno a 72, certo 70 persone al giorno non sono poche, però insomma c'è una schieramento degli enti locali, dei comuni, anche intorno a Pescara, che offrono la loro accoglienza con le proprie famiglie e quant'altro. È vero che ci sono famiglie pescaresi, abruzzesi, che vogliono ospitare gli ucraini che arrivano? Sì, è vero, è verissimo, tante persone vogliono ospitare bambini, donne e quant'altro in generale gli ucraini. È ovvio che è una questione delicata, perché proprio nel tavolo della prefettura è venuto fuori che ovviamente bisogna ceccare, passatemi questo termine, chi ospita e l'ospitato. E anche oggi abbiamo ascoltato tante storie. Questa è la piccola Anna, giunta dall'Ucraina con i suoi parenti e con tre cagnolini. Yes, we have three dogs and we arrived in Pescara with Le chiediamo qual è la situazione da Kharkiv, da dove viene. Ci dice che è tragica, tanti morti, una guerra atroce. La zia Svetlana spera che la situazione possa risolversi, la guerra finire, perché vuole tornare in Ucraina per riabbracciare suo marito che sta combattendo. Mi chiamo Elena, io da tanto tempo che abito a Pescara, già 20 anni quasi passati. Non sapevo che questo succede così. Io ho lavorato per il futuro di mia figlia, ho dato tutta la mia vita per lei. E così deve lasciare casa e venire qua. Non è facile. C'è una comunicazione di servizio molto importante da fare ai cittadini che vogliono vaccinarsi. Quale? Chiediamo a tutti coloro che vogliono vaccinarsi o hanno bisogno di informazioni riguardo ai vaccini di recarsi presso la struttura di Fuxas, perché in questo momento a Porta Nuova, Pescara Porta Nuova, abbiamo allestito il centro di accoglienza per i profughi.